caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. Il ministro Giorgetti torna sui suoi passi e ora spiega che non ci saranno nei prossimi mesi aumenti delle tasse per gli italiani. Dico che torna sui suoi passi Giorgetti, da che nelle settimane scorse si era lasciato andare ad una affermazione davvero inquietante. Aveva detto Giorgetti che in forza della nuova manovra del governo sarebbero stati richiesti agli italiani notevoli sacrifici. Questa frase evidentemente ha generato panico anche nei mercati, se è vero come è vero che Piazza Affari ha chiuso in negativo in quei giorni, e adesso Giorgetti torna sui suoi passi e spiega che in realtà detti sacrifici non vi saranno e addirittura non vi saranno aumenti nelle tasse. Sarà vero o sarà solo l'ennesima prestazione ideologico-narrativa di un governo sempre più inadeguato, sempre più allineato ai diktat di Washington e di Bruxelles, sempre più vicino alle banche e sempre più distante dalle masse nazionali popolari? Lo scopriremo solo vivendo, per citare in questo caso non Hegel o Spinoza, ma direttamente Lucio Battisti, che tra l'altro fece una canzone dedicata a Hegel. Vedremo cosa accadrà, intanto questo governo appare ogni giorno di più la continuazione peggiorativa, se mai è possibile, del precedente governo dell'euroinomane austerico, lunto dai mercati, Mario Draghi. Giorgia Meloni aveva promesso sovranità e interesse nazionale e sta realizzando esattamente l'opposto, subalternità dell'Italia a Washington, ai mercati e al grande capitale finanziario.